Benvenuti oggi, giornata importante. Credo che siamo tutti qui perché vogliamo il bene della Triestina, quindi sia dalla parte dei tifosi che voi giornalisti e noi il club. Quindi vorrei che fosse chiaro che siamo tutti allineati da questo punto di vista, insomma. La motivazione principale per cui abbiamo esonerato il nostro caro Attilio, che ufficialmente ringrazio, e quindi poi anche chiariremo la press che abbiamo fatto l'altro giorno, che è stata un po', sicuramente ha avuto qualche punto di domanda ancora da chiarire, no? Allora, la motivazione principale vi faccio una domanda prima. Se non si fosse chiamato Attilio, ok, l'allenatore, ma si fosse chiamato, mi sono segnato un nome così, Paolino Ruffini, d'accordo? Dopo 9 partite in 13 punti, in cui abbiamo fatto 3 sconfitte a casa e un pareggio, con un trend nettamente in calo da parte della squadra, con il morale dei giocatori che io ho visto entrare durante l'ultima partita, sembravano 11 conigli bagnati, ok? E con un gioco che dovete dire voi com'era, secondo voi, d'accordo? E l'allenatore appunto non si fosse chiamato Attilio, voi vi sareste comportati allo stesso modo, nel senso, forse qualche protesta da parte dei tifosi l'avremmo avuta, forse qualche articolo contro dal punto di vista dei giornali l'avremmo letto. Ma siccome Attilio è una persona stimatissima, che è stimata anche da noi da un punto di vista umano, sicuramente, nessuno ha detto niente. Detto questo, noi siamo una società dove l'allenatore ha un compito, io ho un compito, Alex Menta ne ha un altro, e in qualsiasi momento, come in tutte le società che vogliono costruire un progetto, e qui lo ripeto, a medio-lungo termine, d'accordo, siamo dei nomi, più o meno importanti, ma siamo dei nomi. E se in qualche modo non abbiamo la stessa linea della società, e qui posso incontrare, e qua introduco il secondo argomento, d'accordo? Purtroppo chi comanda, e chi comanda, chi è che comanda? Comanda una società, e questo lo apro una parentesi, che sta spendendo il triplo di quella che è una normale gestione di una società di serie C. Noi quest'anno spenderemo circa 17 milioni di euro, non so se la cifra vi dice qualcosa, una cosa molto importante, 17 milioni di euro per fare un campionato di Serie C. Non ha niente a che vedere con Attilio questo, 17 milioni di euro. D'accordo? Una società che si impegna di fare un investimento del genere deve essere anche libera di pensare che a un certo momento, se le cose non vanno come è previsto che stiano andando, e non sto parlando del terzo posto in classifica, okay, è giusto che possa decidere liberamente. Perché è la stessa società che a luglio non ha fatto un referendum per chiedere, signori, volete che prendiamo Tesser? Non ha fatto un referendum, ha scelto Tesser perché ha pensato che per il progetto in quel momento fosse giusto avere Tesser. In questo momento non lo è più, ma i motivi di classifica sono una cosa. Vi assicuro che se noi fossimo stati a 3 punti dalla prima in classifica, che sta facendo comunque un campionato straordinario, d'accordo? Tessare sarebbe ancora qui, ma non è il motivo principale, non è il motivo principale. Il motivo è che abbiamo visto una pressione, abbiamo visto una situazione preoccupante, per noi preoccupante, e soprattutto giocatori che dovevano sfondare, dovevano uscire, non hanno reso come avrebbero dovuto. No, da questo momento, e questo è importante, noi abbiamo giocatori tipo Pavlev. Non so, avete conosciuto un giocatore che si chiama Fofana? Lo conoscete? Io non l'ho più visto in campo. E stiamo ancora parlando di cose tecniche, d'accordo? Quindi sono tutte situazioni che si sono create, si sono sommate una con l'altra, d'accordo? Che ci hanno fatto propendere per forse è il momento di dare una svolta. Dopo 4 partite in casa, 1 punto. Ok? Quindi una linea giovane che non è stata sviluppata come avremmo voluto e che è l'obiettivo del club.
Quindi rassicuro tutti i tifosi, stiamo lavorando per fare il centro sportivo a Muggia. Ho avuto un incontro anche questa mattina, abbiamo il coinvolgimento della regione, abbiamo il coinvolgimento del comune, quindi a medio e lungo termine è una cosa importante. Stiamo rompendoci la testa, e non solo quella, negli ultimi sei mesi, cinque mesi, per quello che ha combinato il comune, per cercare di trovare un accordo serio e portare di nuovo tutti i tifosi a Rocco, che se lo merita. Abbiamo raggiunto un accordo per fare un campo a livello internazionale, dove, quindi a livello UEFA, dove possiamo ospitare di nuovo le partite internazionali. Lo sta facendo la società, lo sta facendo il presidente, lo stiamo facendo noi, non lo sta facendo qualcun altro. Abbiamo perso quasi e perderemo, credo, circa 1 milione di euro entro fine anno, perché stiamo giocando a Fontana Fredda e abbiamo dovuto accettare Fontana Fredda. Quindi non è una condizione la nostra dire, beh, loro sono lì, si sono svegliati un mattino, sono dei folli pazzi scatenati e mandano via Attilio Tessera. Io rispetto Attilio Tessera, mi ha mandato un bellissimo messaggio per andare quando è andato via, e io l'ho mandato a lui. Ma quando non ci sono più le condizioni per andare avanti assieme, e noi vediamo che dobbiamo fare una scelta perché amiamo la Triestina, d'accordo, la facciamo. Indipendentemente che si chiami Attilio Tessera, mi chiedo scusa, Carlo Ancelotti o Sebastiano Stella. Tutto qua, tutto qua. La società vuole rimanere, vuole andare avanti a tutti i progetti. Sfortunatamente non siamo perfetti, nessuno è perfetto, nessuno. Siamo usciti con un articolo importante e poi abbiamo dovuto prendere un'altra decisione, che sarebbe stata indipendentemente dall'ultimo risultato, ve lo dico già, perché noi stavamo già lavorando su questa cosa, su Bordin, da circa 15 giorni, perché volevamo essere pronti. Infatti in 24 ore abbiamo fatto il cambio, con tutti la scelta più impopolare che potevamo fare, perché avevamo tutti a nostro favore, anche nella trattativa con il comune. Adesso io dico, i tifosi devono ritornare con noi in maniera importante, perché noi vogliamo il bene della Triestina, ok? Saranno giorni durissimi, difficilissimi, ok? Speriamo che questo allenatore, che Roberto sicuramente, adesso lo posso introdurre se voi non avete domande, Roberto è un allenatore di respiro internazionale, d'accordo? Ha una gran voglia di fare, quindi spiego anche fase 2, non credo che noi abbiamo parlato di fase 2 nel comunicato, ma abbiamo detto la fase successiva. La fase successiva è finita una fase, ne inizia un'altra. Questa è la fase successiva alla precedente, è un'ovvietà. E rinforzo questo, noi abbiamo un presidente che è di una purezza d'animo e di una onestà di intenti che io non ho mai visto. Io vengo dal mondo del business, non dal mondo del calcio, però io non ho mai visto una persona così pulita e coerente, d'accordo? E che ha la volontà di... Avremo 20-30 investitori qui fra una quindicina di giorni, 20 giorni, che vogliono investire ancora nel sogno, nella realtà triestina. Anche nella città. Anche nella città, esatto. Quindi siamo qua belli, belli insomma, così così. Però insomma siamo qua con tanta voglia di fare, d'accordo? E crediamo di aver fatto la scelta più giusta in questo momento. Quando abbiamo detto Attilio ha fatto un bel lavoro, è vero, è vero. Siamo più avanti che abbiamo pensato in luglio, è vero. Ma in questo momento, come Seba ha detto, c'è 9 partite, ok? Abbiamo visto il calo nel nostro progetto, il nostro ambiente in spogliatoio, ambiente in campo, no? Quindi dobbiamo fare una valutazione da qua, ok? Fino qui, ok, era un bel lavoro da lui, secondo me. Aveva lui 20 giocatori nuovi, ok? Ha fatto un bel gruppo, ma quando la cosa non va per un periodo, quasi 3 mesi, ok, dobbiamo fare una valutazione da adesso fino a stagione. E per noi, vogliamo vincere. Noi in questo momento crediamo che possiamo arrivare ancora in Serie B. Se no, non cambiamo niente. Ti dico la verità. Se no, e noi sappiamo molto bene, quando licenziamo qualcuno come Attilio, un signore, una persona molto rispettata in questa città,
Una scelta difficile, veramente difficile, pesante per noi anche. Capisco tutte forse, capisco loro, capisco voi. Se noi andassimo in Serie B quest'anno sarebbe un sogno meraviglioso, ma non è che se non andiamo in Serie B ce ne andiamo come società. Rimaniamo qua perché abbiamo un progetto a medio e lungo termine. E a medio e lungo termine, per quella che è stata la nostra esperienza con Attilio, abbiamo detto non va bene. Per quello che ha fatto fino adesso, benissimo. Benissimo. Però se noi avessimo, per assurdo, fossimo stati a 3 punti, non eravamo soddisfatti di come stavano funzionando le cose. Anche se eravamo, però saremmo stati molto soddisfatti di andare a Mantova con 3 punti di differenza. Noi abbiamo visto tutta una serie di segnali che non, l'allenatore Attilio Tessè non era adatto per andare avanti con noi. Ve ne dico uno perché volete, ve ne dico uno. Allora, come io, come amministratore delegato della società, vedo Attilio Tessè, come lo vedete voi, arrivare in una società come questa, che credo che sia un uomo di esperienza, capace di far crescere anche il management che ti gira intorno. Perché il nostro Maurice Donati, per esempio, il direttore sportivo, che è una persona integerima e bravissima, è comunque giovane e ha ancora bisogno di fare esperienza, lo sappiamo, ma lo dice anche lui. Non ha avuto nessuna possibilità di crescere a fianco ad Attilio. E sono passati 7 mesi. Quindi per noi, che investiamo anche non solo nell'allenatore e tutto il suo staff, ma anche tutto quello che c'è intorno, non abbiamo visto questa crescita attorno a lui. Quindi dal punto di vista dell'azienda non stiamo andando nella direzione che vogliamo, non stiamo crescendo in maniera omogenea assieme a un progetto. Stiamo facendo un allenatore che sta facendo il suo lavoro per fare il suo lavoro, ma noi stiamo creando un'azienda, è diverso, creare un'azienda ci vuole tempo, quindi, e non credo che purtroppo un allenatore come lui, alla sua età, possa in qualche modo cambiare, perché ha una sua storia, 50 anni nel calcio, vinto campionati, fatto di tutto, giocato in Serie A, cioè, quindi non credo che uno... È difficile cambiare a 25, figuriamoci se è difficile se uno cambia a 65. Quindi, con tutto il rispetto, non l'abbiamo più visto adatto a quello che è il nostro futuro. Non ci siamo trovati. È una cosa, è così. Cioè, è così. Abbiamo altre prospettive. Non stiamo andando via, siamo felici di essere qua. E dovreste dire, nella posizione in cui siamo stati messi dal comune, con il campo, non abbiamo fatto una piega, siamo andati avanti e stiamo comunque portando avanti la trattativa, perché avremmo potuto scantonare l'inferno in certi momenti, okay? Però abbiamo scelto una linea molto più ragionevole. Abbiamo fatto un incontro con la regione, abbiamo coinvolto anche il presidente Fedriga, che sta lavorando in maniera importante per trovare una soluzione. E anche questa è condizione sine qua non per andare a un accordo finale su quello che sarà l'accordo finale, diciamo, stadio e tutto il resto. Non lo sappiamo, infatti è una mia preoccupazione, perché durante le partite con il Padova, le partite con la Vicenza, noi non avremmo voluto giocarle qua per le condizioni del campo. Ci hanno obbligato a giocarle qua, perché Fontana Fredda, abbiamo anche chiesto di giocarle a porte chiuse a Fontana Fredda, estremizzando, ma siamo stati respinti dalla questura, quindi è priorità per noi sapere dove, perché le supposizioni sono tante, ma c'è il campionato di Serie A che sta andando avanti, stiamo valutando anche soluzioni extra Italia, lo dico, okay, qui vicine, okay. potrebbe essere Fiume, potrebbe essere Lubiana, stiamo lavorando, però qui subentrano permessi più importanti. Okay. Beh, innanzitutto io sono contento di essere tornato per la terza volta, perché come sapete da giocatore qualche anno fa, poi dopo da allenatore, salvandoci con la Triestina, adesso questa è la terza volta, quindi mi fa piacere tornare qui a Trieste. Un dispiacere non giocare a Rocco, sicuramente nel Rocco è una cosa per me, perché veramente faceva la differenza. E sono tornato, sono pronto e sono carico per poter fare una buona stagione.
È ovvio che la squadra è stata improntata per un modulo diverso da quello che faccio io. E abbiamo giocatori che possono adattarsi a più moduli, secondo me, li sto conoscendo. È ovvio che dal campo è un'altra cosa che vederli sui video, e quindi sto vedendo che si possono adattarli. È ovvio che abbiamo un piccolo problemino di qualche infortunato, di più, di troppo, e quindi in alcune situazioni, in alcuni reparti siamo un po' corti. 4-3-3, 4-2-2, poi dipende, insomma, in questi anni ho cambiato spesso, nel senso durante la gara, dipende, mi piace cambiare durante la gara in base alle necessità, ripeto, ora con qualche defezione in difesa, specialmente con i due centrali, e puoi fare solamente alcuni moduli, ci puoi adattare, però insomma, a me piace cambiare, guardo l'avversario, guardiamo noi stessi, però cerchiamo di fare la formazione in base alla partita migliore. Non è una situazione così, diciamo, si guarda la classifica, è così grave, nel senso che il primo obiettivo nostro è quello di raggiungere il secondo posto, ovviamente. Abbiamo perso un punto rispetto al Padova che ha pareggiato, quindi la cosa principale è questa qua. Il messaggio è quello che, se più, come diceva il direttore, più si sta uniti tutti quanti, e più si potrà raggiungere obiettivi importanti. Se si fa la guerra, facciamo fatica e si va poco lontano. Quindi bisogna essere fiduciosi, perché secondo me, come dicevo prima, la squadra è ben strutturata, è una squadra forte, speriamo di poter avere al più presto tutti gli effettivi, tutti i giocatori disponibili per poter appunto avere più scelte io, e quindi, perché qualche sgambetto, qualche inciampo ci può stare durante il percorso, però visto qualche mese fa la Triestina viaggiava forte, quindi ha viaggiato forte ed ha raggiunto i punti che ha raggiunto, quindi insomma, secondo me c'è un po' da lavorare, da ricreare un po' di entusiasmo, però come dicevo, secondo me, se lo facciamo tutti insieme possiamo farlo in maniera migliore. E bisogna intervenire a livello nervoso, aumentare sicuramente, lasciarsi le spalle quello che è successo, è stato un episodio negativo, e anche se siamo tra il pareggio della Pregolettese e la sconfitta con la Pro Patria, sono due episodi negativi che ti tolgono punti, però la squadra deve capire che sono forti, che sono bravi, che possono fare, devono fare molto di più per poter, come dicevo prima, raggiungere un posto che ti garantirebbe molte cose al secondo posto.